parto da parto da lì, detto ieri sono direttore Carlo, abbiamo avuto un debito, no, nei confronti dei tifosi, ci hanno applaudito dopo il derby. Non so se anche questo è il vostro sentimento, che vi state un po' respirando in questi giorni. Sì, perché dai, è stata una partita che ci ha lasciato qualcosa di naturalmente di negativo, perché è stata una brutta sconfitta, soprattutto perché era una partita molto sentita da tutta la città e anche da noi, e perderla così fa male. E poi l'applauso a fine partita penso che è una cosa che solo qui si può vedere, una cosa del genere, quindi torni a casa ancora con un po' più di rammarico, perché speravamo di poter dare una gioia a questo pubblico che se lo meritava. Senti, il primo tempo è stata una partita in cui avete giocato a viso aperto, avete avuto anche l'occasione per andare in vantaggio, poi è stato quel calcio di rigore nel secondo tempo a cambiare un po' la gara. Ma a me la cosa che dispiace più di tutto è proprio quella, che secondo me abbiamo trasformato una partita che fino al primo tempo era secondo me più che positiva in una partitaccia. E ci siamo compromessi con l'ultima mezz'ora, secondo me, dove non abbiamo più reagito, e lì poi il risultato è stato molto più rotondo. E poi non la dice tutta sull'andamento reale della partita, perché nel primo tempo secondo me avevamo fatto qualcosa in più noi, e siamo andati negli spogliatoi in svantaggio, e poi siamo rientrati subito dopo 2 minuti, abbiamo preso il 2-0, abbiamo provato secondo me a reagire per un quarto d'ora, e poi purtroppo non abbiamo avuto più la forza di rimanere in partita. Guardavo un dato, questa squadra, al di là dei gol e tutto il resto, questa squadra non è mai riuscita a rimontare un gol in 13 giornate. C'è un motivo particolare, vi state interrogando anche su questo. È vero che comunque certe sconfitte sono arrivate a squadre molto forti, Fiorentina, Inter, Juve, eccetera, eccetera. Però è comunque un dato, non so se vi siete interrogati anche su questo. Cioè, la squadra a volte si mette a partire un po' a reagire. Quando si parla di un dato su 12-13 partite inizia a essere un po' più significativo, quindi vuol dire che qualcosa in più dobbiamo fare. Forse con il Crotone abbiamo reagito ad un pareggio e poi siamo andati a vincere la partita, ma alla fine è un po' poco, quindi vuol dire che qualcosa dobbiamo, a livello mentale, dobbiamo fare un passo in avanti anche da quel punto di vista. E ora non so se può essere casuale o meno, però di sicuro non deve risuccedere quello che è successo domenica nell'ultima mezz'ora, dove non abbiamo avuto più reazioni, e poi quando incontri squadre così brave tecnicamente rischi di andare incontro a figuracce. Senti, come lo spieghi questo fatto, però, perché ha colpito un po' questa invece la squadra è sembrata proprio non crederci più, dopo uccidere, basta. Come lo spiegate questo? Perché? Sinceramente non me lo sono chiesto e non riesco a darmi una spiegazione, perché appunto perché venivamo da un primo tempo forse dispendioso, però dove eravamo consapevoli del fatto che eravamo pienamente in partita e che ce la potevamo giocare. Avevamo capito che c'erano anche gli spazi per poter far male. E quindi era una partita ancora in piedi, anche se non è sul 2-0. Non può essere un gol subito a poterci far smettere di giocare. E secondo me anche dopo il 2-0 per una decina di minuti, un quarto d'ora, abbiamo provato a fare qualcosina. Poi effettivamente non so perché ci è subentrato, o forse la troppa voglia di andare a recuperare, magari ci siamo un po' disuniti come squadra,
oppure il fatto di non crederci più. Se fosse questo, secondo me sarebbe un po' più preoccupante, perché abbiamo visto anche in altre partite che le partite si possono riprendere anche alla fine, quindi il fatto di rimanere in partita il più possibile anche fino all'85esimo, secondo me può essere un aspetto che ci può portare vantaggi per le prossime partite. Di affrontare il Milan in casa e se avete un vantaggio, uno svantaggio, uguale, cambia qualcosa? Ma secondo me cambia poco, e il vantaggio è che affronti un'altra bella partita, e lo svantaggio è che è una squadra che è in salute e che viene da un buon momento. Io però sono contento di giocare una partita così bella, e anche perché dentro, almeno personalmente, c'è ancora tanta rabbia per la partita di domenica, e quindi sento tanti che dicono di cancellarla il più presto possibile questa partita. Io sinceramente faccio un po' più fatica a cancellarla, ma sono contento, perché secondo me tenere un po' di quella rabbia per questa sconfitta ci può fare anche bene per la prossima. Senti, il Milan come te lo aspetti? L'anno passato avete fatto sempre delle buone partite in casa con il Milan, quest'anno è una squadra un po' diversa. Sì, secondo me è una squadra che ora sta trovando una mentalità diversa, non è più magari il Milan di una volta di grandissimi nomi, ma è una squadra più umile, con ragazzi giovani di grande qualità, e ora viene da un momento molto positivo, quindi hanno grande entusiasmo. Però è una partita come lo è stata quella, secondo me, di domenica, che è aperta a qualsiasi risultato. L'abbiamo visto noi nel primo tempo, che secondo me ai punti avremmo fatto qualcosa in più noi, e poi nel secondo tempo non c'è stata più partita, quindi dipenderà molto da noi con che atteggiamento scenderemo in campo, e poi il risultato secondo me è apertissimo.